Momenti di grande tristezza al Grande Fratello nella puntata in diretta del 23 settembre. Cesare Buonamici non ce l'ha fatta a non essere travolta dalle lacrime nel corso dell'appuntamento con Alfonso Signorini e la collega Beatrice Luzzi. Si è parlato di un tema troppo sensibile per l'opinionista e alla fine il pianto è stato una conseguenza inevitabile. Anche tutti i telespettatori si sono immedesimati nel dolore della protagonista del Grande Fratello. Cesare Buonamici non ha trattenuto in alcun modo le sue lacrime, cadute copiosamente. Il conduttore sapeva che per lei fosse un momento più critico, ma ha chiesto il suo parere proprio per provare a far supportare un concorrente, che in quei frangenti era in difficoltà. Grande Fratello, perché Cesare Buonamici è finita in lacrime in diretta? Durante la terza puntata del Grande Fratello, Signorini ha chiamato il concorrente Luca Calvani che si è soffermato su un argomento molto doloroso. E Cesare Buonamici è intervenuta, scoppiando subito in lacrime: la cosa più bella che ci può capitare è avere il suo sostegno. Io l'ho avuta fino a 2 mesi fa, un'età molto avanti. L'ho avuta sempre al fianco con questo sostegno e sono sempre passate in secondo piano le mie paure e le mie insicurezze. Luca è stato invitato a parlare della mamma scomparsa. E Cesare ha subito compreso il suo stato d'animo, avendo perso sua madre Rosa da poco. L'opinionista ha aggiunto: queste sono le madri, le tue paure scompaiono e vince sempre l'amore. Questa è la fortuna più grande che possiamo avere nella vita. Mi manca molto. Mi manca tutto. Tanta commozione in studio e da casa, con anche Alfonso che ha voluto ricordare il suo genitore deceduto. Cliccando su video potete assistere a tutta la scena molto emozionante. Cesare ha anche confermato di avere dei nastri, nei quali è registrata la voce della mamma, e ogni tanto li riascolta. Cosa che purtroppo non può più fare Signorini, che invece ha perduto i nastri relativi alla sua madre.